Ascolti, come stai facendo lo chef? Io sto facendo un cuore di cioccolato caldo. Però. Ho capito. Sì. È la torta che avete fatto prima, perché ho acceso adesso che non c'era in casa. Prima abbiamo preparato il pan di Spagna. Sì. Come innalzare un po'. Un pan di Spagna? Sì, abbiamo preparato un pan di Spagna. E poi abbiamo farcito una torta all'ananas. E comunque ricordo anche a te la replica domani mattina, oppure internet, in cui potrai rivedere tutto ciò che abbiamo fatto questa sera. Va bene, Francesca? Sì, su internet vado sempre. Brava. Sì, prendo le ricette. Oh, sì, grazie, sì. brava, mi fa piacere. Grazie. Sì, sempre, sì. Questa torta così la faccio pure io, Mi raccomando, stessa foto, Francesca, ti raccomando. Io l'ho scaricata su internet. No, ma vabbè, sei proprio devi. Ma l'hai riconosciuta di dove l'ho presa? Da internet. Sì. La foto. Sì. Grazie okay, mille, grazie ciao. Grazie a te, Simona, buona Pasqua. Ciao. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, signora. Senti, volevo fare al cuoco una domanda a volo. Mi dica, signora. Sa che cosa volevo sapere? Sì. Sui dolci di Pasqua. Sì. Quando si mette, c'è gente che mette pure l'uovo, per esempio. E l'uovo si mette crudo o l'uovo sodo? Ah, e quella a piacere. Sì, ho capito, quando si fanno le cuzzupe, insomma. Sì. Allora, se lo mettete crudo, dovete bucare il con un ago, il guscio dietro, sì. Se no tende a esplodere. Sì. Se no lo potete tranquillamente mettere bollito e poi sul... Non si brucia, no? Mettendolo al forno poi. No, penso di no. No, non si brucia. Ma comunque io lo metto crudo e basta fare un buchino di dietro. Ho capito. Comunque signora, sì. Avete notato cosa stiamo facendo? Adesso sì, sto vedendo. Sì. Stiamo sciogliendo il cioccolato che andremo a incorporare nel burro e nella farina. Va bene, signora, grazie mille per averci chiamato. Sì. Buonasera. Grazie, signora, arrivederci. Grazie a lei. Arrivederci, buonasera. Cuore caldo. Come cuore mai? Caldo al cioccolato. Nome. Allora, questa è una ricetta di mia sorella, quindi la voglio dedicare a lei. Sì. Cuore caldo perché il segreto sta poi quando viene congelato. Ah, perché viene congelato, sì. Questo non svegliamo niente. Lo diciamo dopo, perché cuore caldo, cosa accadrà e come lo congeleremo. Andiamo a togliere il pan di Spagna, sì, che dici? Lo togliamo, sì. Lo tolgo io? Sì, grazie Simona. Ti fidi? Certo. Perfetto. Dalla prima volta che ti ho visto mi sono fidato. Ecco, risposta sbagliata. Ecco qua. Oh, andiamo a togliere. C'è un'altra cosa che bisogna fare. Quale? Allora, tu portalo là che io spiego. Tanto comunque il pan di Spagna è finito, è giusto per farlo vedere alle nostre amiche a casa, vero? Mio Dio. Oh. Allora. Dovremmo poggiarlo sì? su una griglia. Va bene. Sì. Capovolto. Cerchiamo di non ustionare Paolo, magari. Sì, sì, facciamo attenzione. Lo capovolgiamo. Su una griglia. Sì, su una griglia. Lo capovolgiamo. Così evitiamo che si abbassi, che ci rimanga come nel... E quanto dovrà restare così? Allora, 10-15 minuti, così anche si assorbe di umidità ed esce bene anche dalla forma. Si sfila subito dalla forma. Quindi questo è un altro segreto per non farlo abbassare. Per non farlo abbassare, sì. Come diceva anche quella signora, visto che a lei gli si abbassava, può darsi che lo lasciava nella teglia e quindi non... Ah, bravo, pronto. Pronto? Sì, buonasera. Ciao Simona, sono Maria. Ciao Maria. Va tutto bene? Hai visto che bei dolci? Scusa un attimo che abbasso un po' il televisore. Sì. Volevo salutare il cuoco. Mi dica, signora. Siete bravissima. Grazie, è troppo buona. Grazie. Stasera fate i dolci. Stasera facciamo il pasticcere. Tutto dolce. La pizza no, allora. La prossima volta. Si ricorda chi sono io? Antonella. No, è la signora Maria. Che la saluta qua quella qui, sera. Qui, Maria, c'eri tu. Sì. E vi saluta anche mia zia. Perfetto. Grazie, ricambio. Va bene, cara Maria, noi ti mandiamo un buonasera, bacio. Buonasera, tanti auguri per Pasqua. Ciao, un bacio grande, ciao, Maria. Simona, grazie, ciao. Un bacio. Aggiungiamo la farina, i 40 grammi.
Pronto? Pronto? Non c'è più. Sembrava un bambino, va bene. Ma perché la farina l'abbiamo incorporata adesso? Così è proprio il cuore caldo, sì? Sì, la incorporiamo adesso perché si amalgama bene poi dopo la cioccolata, perché l'abbiamo stemperata insieme al burro. E adesso, uno per volta, incorporiamo le uova. Pronto? Signorina! Oi, signorina! Buonasera, signora! Salutate questo cuoco! Sì, signora, sono qua. E gli dite di... Il Spagna per... Non me lo fa, che non l'ho visto. E allora, signora, lei dov'era alle 20? Mi scusi. Guarda, sono venuta adesso che sono andata ai sepolcri. Ah, vabbè, allora per questa sera è giustificata per i sepolcri, eh? Solo per questa sera, signora, eh? E poi glielo rispieghiamo. Grazie. Poi glielo rispieghiamo bene prima della fine. Arrivederci, signora. E la, me la devo scrivere. Sì, la leggo piano, signora, va bene? E questo che sta facendo che cos'è? Questo è un cuore caldo, al cioccolato. Questo è pure buono. Questo è buonissimo, signora. E dopo ne abbiamo altri. Lo vedo. Va bene. Allora mi date tutte e due le ricette. Ma certo, cara signora, arrivederci, un bacio grande. Se ho tempo gli faccio pure una torta. Ecco, se abbiamo tempo facciamo una torta proprio per la signora. Dedicata a signorina. A signorina, bravo. Pronto? Pronto? Non risponde. Le uova una alla volta. Una alla volta e li facciamo fino ad assorbimento. Quando, diciamo, quando il composto ha assorbito le uova, noi mettiamo l'altro. Sono quattro uova. Comunque il regista non ci ha detto che ci metteva una bella musica sottofondo. Sì, si spiega. Ok, perfetto. Abbiamo la pubblicità, tra pochissimo. A dopo.